si aggiunge un petalo a questa rosa ed eccolo qua. Però come vi ho detto prima, mentre facevano le interviste alle varie televisioni, lascio come sempre il compito a chi è portato ed è predisposto a fare a organizzare la squadra, che è Moreno, per vedere poi caratteristiche, il perché e perché siamo andati a prendere in questi giorni il signor Mora. E la mia conferenza stampa, il mio al di là di ringraziarvi e scusarmi sempre perché arrivo sempre in ritardo, per fortuna non c'è Fulvio Maggi, così non ho il solito cicchettino come fa mia madre quando dico arrivo a pranzo e poi ci arrivo due giorni dopo, ma va bene uguale. Va bene, sì, esatto, perfetto. Allora, volevo anticiparvi e dirvi quattro cose. Una, che come avete già scritto sul giornale, Marchini è definitiva, la cosa lunedì abbiamo l'ultimo incontro, ma siamo praticamente agli sgoccioli. In bocca al lupo, buona fortuna, purtroppo non ha portato e non ha dato quello che ci si aspettava, e la normale conclusione è questa. Ed è anche, inizio da questa parte, perché al di là delle sue prestazioni che avrà sul campo, devo dire che Nicola, quando l'abbiamo incontrato la prima volta a Parma, giusto Moreno? L'abbiamo la prima volta a Parma, ha fatto un discorso molto chiaro, molto simile a quello del mister, e devo dire che già da lì era piaciuta la sua impostazione, ma non perché uno deve venire qua, perché a Spezia c'è tutto quello che sappiamo, deve venire qua perché si è messo in gioco, un giocatore della sua esperienza, un giocatore della sua... ha giocato in parecchie squadre fra A e B, è venuto qua, ha capito il nostro ragionamento, e devo dire che ieri con il suo procuratore, che è Alessandro Moggi, non abbiamo discusso più di 5 minuti e abbiamo trovato quello che era l'accordo. Poi, ripeto, su Mora due parole le farà Moreno sicuramente. Le quattro cose di cui una ve l'ho già detto, la prima è quella che succederà domani, e mi fa molto piacere, perché vuol dire che si sta ricreando e si sta comunque cercando di creare qualcosa insieme. Cioè lo Spezia, ho sempre detto e l'ha sempre sottolineato il presidente Volpi, non è di Gabriele Volpi. Lo Spezia è sì di Gabriele Volpi in questo momento, ma è soprattutto un'entità, una cosa che deve appartenere alla città. E quello che è successo in questi giorni, secondo me, comincia a dare un segnale, che è questo: domani la squadra andrà sull'Amerigo Vespucci, ma ci va per fare un calendario, per fare delle fotografie, per fare un calendario, e tutto quello che verrà incassato sarà devoluto, come sempre è successo da quando purtroppo l'alluvione di un mese e mezzo fa, verrà devoluto su quel conto corrente che il nostro sponsor Scari Spezia ha messo a disposizione. Ma ripeto, mi fa piacere, perché inizialmente noi avevamo avuto qualche dubbio, ma non perché non volevamo andare sull'Amerigo Vespucci, ma per una questione di allenamento, sembrava ci si dovesse mettere. E il comandante, l'ammiraglio e tutto il personale che è sull'Amerigo Vespucci invece ha insistito, e stamattina abbiamo dato la nostra disponibilità per fare questa foto. Credo che sia un inizio e comunque un legame che comincia a ricamminare così come era qualche anno fa. L'altra cosa, oggi è arrivata dalla Sampdoria il fatto che il 30 di dicembre alle 18, ma poi faremo una piccola conferenza insieme con i signori della Sampdoria, faremo questa amichevola sempre pro alluvionati. E la terza cosa, alla quale tenevo tantissimo, e anche il presidente oggi stamattina, quando l'abbiamo visto durante la riunione, non ha messo il minimo dubbio, è che lo stadio dello Spezia Calcio e lo Spezia Calcio parteciperanno al torneo di Viareggio. Il torneo di Viareggio parteciperanno in maniera importante, perché oltre a mettere a disposizione lo stadio, perché qui si giocheranno 9 partite del torneo, le prime 6 di qualificazione, ottavo, quarto e semifinale. È ovvio, lo sapete, immaginate già, visto come sono messo, che vorrei far qua anche la finale, ma quello è già più un problema organizzativo, ma che andrò a discutere nei prossimi giorni con l'organizzazione. Credo che sia
un evento importante per la città, non solo per lo Spezia Calcio, ma per la città, anche perché la nostra squadra della Beretti è iscritta. Perciò ci sarà anche la nostra squadra che giocherà del primo girone 3 partite, 2 le fa qua e una probabilmente la farà, non so se a Pisa piuttosto che a Pistoia, dove la fa, ma l'importante era avere la possibilità che lo Spezia Calcio partecipasse e avesse la possibilità di far vedere quella che è Spezia nel suo insieme. Io, queste erano le notizie, al di là, poi c'è Nicola, avete tutte le domande da fare a lui, Moreno che vi spiega, però credo che fosse importante anche dare queste notizie, che non vorrei fare delle conferenze stampe ogni 5 minuti. Allora, adesso diamo l'importanza che merita Nicola. Nicola viene qua con, mi auguro, la mentalità giusta, ma solo il fatto che sia venuto un giorno prima, ancora prima di firmare il contratto, mi ha fatto vedere, ci ha fatto vedere che comunque non veniva solo per una cosa che sappiamo tutti che possono essere i soldi. Non gliene frega niente, aveva altre richieste, è stato chiamato dal mister, ha parlato con Moreno, ha parlato con noi, però secondo me stiamo andando anche su una scelta di giocatori che hanno delle idee chiare e non solo una di idee. Prego Moreno. Adesso per qualcuno di voi avevo già parlato per la presentazione, ma faccio altro che ripetermi. È stata fatta una scelta perché inizialmente la scelta di prendere un terzino sinistro, perché inizialmente il problema di Pedrelli sembrava risolvibile in tempi più brevi. Pedrelli, siamo agli sgoccioli, nel senso che sta comunque riprendendo, è quasi pronto, è quasi a posto, però ancora non si riesce ad impiegarlo alla domenica, anche se penso che manchino davvero pochi giorni. Abbiamo fatto questa scelta perché, al di là del fatto che lui sia stato anche l'anno scorso con l'allenatore a Grosseto e sia stato giudicato uno dei migliori terzini sinistri, se non il migliore forse come rendimento l'anno scorso della Serie B, ha ancora le motivazioni che ci devono essere per potersi giocare un campionato, che è quello che noi stiamo cercando di fare. Il fatto che abbia voluto un contratto, abbia accettato di avere un contratto solo di 6 mesi e il secondo anno legato solo ed esclusivamente alla vittoria del campionato, è solo la dimostrazione di quello che vi sto dicendo. Mi sembra giusto che adesso a parlare sia lui, perché il protagonista è Nicola. Buongiorno a tutti. Avete domande? Bene, una presentazione, insomma, raccontaci un po' la tua vita calcistica, la sappiamo, insomma, raccontaci un po' di te. Come mai la scelta, insomma, come mai eri fermo soprattutto? Guarda, è molto semplice, sono fermo perché dopo 3 anni fatti a Grosseto, dove mi ha detto il direttore stavo benissimo, avevo un ottimo legame con la gente, con la città, i risultati erano ottimi, ero vice capitano, ho fatto 35 partite, 3 gol e non si sa quanti assist in tutto l'anno. Non ho trovato un accordo col presidente, ma non tanto solo per il fatto economico, per un fatto di obiettivi. A 32 anni un giocatore penso che debba fare, dopo un campionato come quello che ho fatto, avesse delle priorità. Le priorità erano sentirsi parte di un progetto importante, cosa che Grosseto non mi ha garantito, nel senso che mi hanno offerto 2 anni di contratto che però non andavano a collimare con quello che avevo dimostrato per quella società. 3 anni di attaccamento, 33 partite all'anno, perché mi parlano di 97 partite in 3 anni con 6 gol, e quindi un riconoscimento alla professionalità e all'uomo e al giocatore non c'è stato, e quindi ho preferito interrompere il rapporto. E una volta interrotto il rapporto ho avuto altri contatti con altre squadre che mi hanno offerto sempre l'opportunità di andare, ma senza un progetto, e quindi ho deciso di rifiutare. Ho rifiutato un paio di squadre di Serie B, stavo in trattativa con alcune squadre di Serie A tramite il mio agente Alessandro Moggi, perché se c'è la possibilità di andarsi a giocare in Serie A a 32 anni sarei stato molto felice di farlo, come riserva logicamente, perché poi bisogna dimostrare. Io la Serie A ho fatto 15 partite, quindi è come se non l'avessi fatta, perché per me essere giocatore di Serie A vuol dire fare 3-4 anni in Serie A, allora comincia a dire l'ho fatta, 18 partite è una cosa ridicola, quindi
certo. Non mi ritengo un giocatore che ha fatto la Serie A. E poi niente, poi è arrivato il mister che è venuto qua a Spezia, dove ci siamo sentiti telefonicamente. Siccome a Grosseto gli ultimi 6 mesi abbiamo avuto un ottimo rapporto, prima umano, dove io ho potuto constatare la voglia che c'era di in questo allenatore, lui in 6 mesi ha potuto ammirare la professionalità di un ragazzo all'interno di un gruppo nel raggiungimento degli obiettivi. Non sono niente di particolare, nel senso che ho sempre fatto il mio dovere al massimo di quello che potevo fare, quindi il mister evidentemente avrà percepito questo, e nei momenti in cui, come diceva il direttore, ha avuto qualche difficoltà qua a Spezia, ha chiesto disponibilità a scendere di categoria. E io in meno di un giorno gli ho detto: mister, io mi sto allenando con una promozione, il Langhiran, su un terreno in sabbia, dalle 7 di sera alle 10 di sera. Vado in palestra da solo, mi alleno la promozione, quindi se mi dice se ho voglia di tornare a giocare, diventa importante, sì, in un progetto come quello di Spezia, tanto, tanto di guadagnato, perché ho voglia di vincere. Se non avessi voglia di vincere non potrei essere qua. Sarei andato a prendermi i soldi di Grosseto per i 2 anni, poi avrei smesso. E invece ho percepito dalle parole del mister e dall'incontro col direttore, e ho percepito che qua c'è un progetto a lungo termine. E siccome, che se ne dica, 32 anni si è vecchi, ma io non mi sento assolutamente vecchio, ma mi sento maturo per poter fare altri 3-4 anni di calcio serio, ho voluto essere partecipe di questo progetto, che deve essere un progetto vincente, perché se non è un progetto vincente è giusto che sottoscritto, quando uno fallisce è giusto che vada via, per quanto mi riguarda me, poi gli altri non so. Io sono venuto, mi sono messo in discussione a 32 anni, ho avuto un contratto di 6 mesi perché so quello che posso dare, logicamente mi ci vorrà una decina di giorni per rimettermi a posto, per essere a livello dei miei compagni, però conoscendo il mister, conoscendo la volontà della società, del presidente, non ho ancora avuto il piacere di incontrare, ma da quello che vedo intorno ha grande voglia di vincere. La squadra è una grande squadra che in questo momento affronta un momento un po' particolare, però sono sicuro che ha le qualità sia tecniche che umane per uscirne fuori. Non so cosa vada, cosa non vada, perché sono appena arrivate, quindi certo. Non voglio essere il professore che arriva e dice non va questo, non va quell'altro, ma non lo sarò neanche fra 2 mesi, perché io non faccio nient'altro che parte di un gruppo. E quindi io cercherò di portare il mio entusiasmo, la mia voglia di arrivare a vincere il campionato, la mia voglia di aiutare questa città ad emergere. Se poi ci riusciremo sarò il primo a essere felice, se non ci dovessimo riuscire sarò il primo ad aver sbagliato. Fammi. Ma già penso la capitana. Fammi già la capitana. No, sono parole dettate da una persona un che... Attenzione. Sono parole dettate da una persona che è 13 anni fa sto mestiere. È 13 anni che ha sempre dedicato tutto a questo mestiere, e l'essere stato 4 mesi a casa senza aver ricevuto una telefonata, io in 13 anni di direttori ne ho conosciuti, di presidenti, di allenatori ne ho conosciuti, fa male non avere, non una mano, perché la mano non l'ho mai chiesto a nessuno, perché avevo la possibilità di firmare, ma non avere riconosciuto quello che uno ha dato fa male. E nel momento in cui un allenatore in primis e una società in secondi dà questa possibilità, non può far altro che far scattare la molla per dire accetto. Il contratto ce l'ha messo penso 5 minuti e no, sarebbe stupido dire che non voglio andare in Serie B, perché ci si guadagna tutti, e io in primis. È un momento particolare, bisogna stare tutti uniti, perché i campionati vicino ho fatti 2, portavo al direttore l'esperienza di Foggia, dove eravamo a novembre, prima di Natale, quintultimi. Esonerato l'allenatore, cambiato allenatore, 5 vittorie consecutive, terzi, perse poi il playoff con la Cremonese. Cremonese Cittadella alla finale, vinse Cittadella, che nessuno diceva che potesse vincere il campionato. Io penso che questa squadra non debba vincere il campionato, questa squadra deve vincere partita dopo partita. Vincendo partita dopo partita, forse vincerà il campionato. E forse è questo che sbagliamo, sbagliamo perché sono arrivati, quindi da oggi sono anche in giro di Spezia, si sbaglia a guardare a lungo termine. Il deve vincere il campionato è troppo lontano. Per vincere il campionato bisogna vincere le partite. Le partite sono una per volta. Domenica c'è il Barletta, domenica prossima c'è Napoli, non so neanche perché non ho visto il calendario, ma su Tirol, poi c'è la Coppa Italia, lo so pure, c'è la Coppa Italia. Quindi per vincere il campionato bisogna vincere col Barletta, poi bisogna cercare di vincere fuori casa.
e se non si può vincere bisogna pareggiare, non bisogna perdere, perché anche il punto è importante. Forse è questo, che vedendo la squadra, io avendo parlato con tanti, molti li conoscevo già di giocatori, e non posso credere che questa squadra sia in difficoltà com'è, perché forse l'ambiente ha dato delle sentenze troppo lunghe e bisogna dare tempo a maturare, perché il campionato finisce a maggio, giugno. Diciamo non solo l'ambiente, un po' tutti, tutti. I media, cioè, ambiente, anche a livello nazionale, non è che siano stati solo però, a dare però, ripeto, credito a una squadra. Ma guarda, io sono arrivato giorni, quindi le mie parole sono diventate proprio da una sensazione che arrivando qua dico si deve vincere, sì, ma non è obbligatorio. E per non essere, perché non diventi un obbligo e quindi un peso, una responsabilità, bisogna guardare partita dopo partita. Bisogna vincerne una, se non si vince si deve pareggiare, e alla lunga questo guardare poco per volta porta al raggiungimento dell'obiettivo, che sappiamo tutti essere quello di vincere il campionato, perché altrimenti non saremo qua. Il mister lo conosce ovviamente, sì. Papini ci ha giocato insieme. Sì, Carobbi ci ha giocato insieme. Poi qui altri. Testini, tante battaglie, uno contro tante scarpate, me le ha rinfacciate la settimana scorsa. Mastro Nunzio uguale. E poi chi c'è? Alcuni conoscevo Muro, lo conoscevo di nome, conoscevo Igli, Vannucchi, perché abbiamo giocato insieme tante volte. E Chianese lo conoscevo l'anno scorso per vie traverse qua a un ristorante di Spezia. E quindi, e poi ho visto tanti giovani con tanta voglia, e questo non è, mi ha colpito, perché il direttore diceva sì, siamo una squadra, la considerano a livello nazionale una squadra vecchia, fatta di tanti persone anziane, e invece ho trovato una squadra che ha sì nella composizione di giocatori di esperienza importante, ma anche una valida flotta di giovani che in questi 3 giorni di allenamento ho potuto constatare ha voglia di fare. E sappiamo benissimo che per vincere questi campionati ci vogliono la spensieratezza dei giovani, la forza fisica dei giovani, perché sicuramente se ci mettiamo a correre noi i giovani teoricamente dovrebbero correre più forte. E però bisogna anche avere l'esperienza, perché i giovani vanno gestiti, perché sono suscettibili alle pressioni, sono suscettibili ai cali di umore della piazza e dei risultati, e quindi penso che sia un giusto mix per poter fare veramente bene. Terzino di fascia? Sì, ho giocato più offensivo, più difensivo. Più offensivo che difensivo. A me è sempre piaciuto giocare terzino di spinta, quindi mi piace arrivare sul fondo, non mi piace far gol nonostante ne ho fatti 6, però mi piace mettere in condizione gli attaccanti che vivono per il gol di fare gol. Col mister ho avuto anche modo di giocare anche alto a centrocampo l'anno scorso, quindi nel 4-4-2 sia esterno basso che esterno alto, e quindi sono qui per poter dare una mano a quello che serve. Se dovessi servire stare chiuso nell'area di rigore tutta la partita senza mai fare un cross, vince la partita, mi metto chiuso nell'area e rinuncio a fare i cross che mi piacciono, a giocare al pallone. Quello che c'è da fare per vincere si fa. Se devo giocare alto, l'anno scorso il mister mi chiese di giocare alto, che non ci avevo mai giocato, e ho fatto 7-8 partite alte giocando bene, facendo gol, e mi disse tu puoi fare l'esterno alto, io a 13 anni faccio l'esterno basso, ci arriverò con la corsa, ma mi piace partire da dietro. Se poi ripeto, se le partite non si dovrà spingere, bisognerà soffrire con il coltello fra i denti nell'aria, ci metteremo col coltello fra i denti nell'aria, che ha delle pallonate fuori dallo stadio, che qua è anche basso, ci si riesce anche abbastanza bene, e butteremo fuori dallo stadio. Ci vediamo in campo tra due domeniche. Ma io ho tanta voglia di giocare, però a 32 anni ho capito anche che la fretta non porta da nessuna parte. Io il direttore, quando abbiamo parlato, ho detto io non mi nascondo dietro un dito, io non arrivo qua e non prometto, farò 30 partite, 10 gol, e non sono l'uomo che risolve i problemi, perché i problemi li risolviamo tutti insieme. Mora non arriva qua e fa così e vinciamo. Mi sono allenato, perché il peso lo dimostra, sto abbastanza bene, ho fatto allenamento della squadra, mi ci vuole una decina, 15 giorni per riprendere l'aggressività e il ritmo partita che non ho avuto modo di fare in questi 3 mesi. Affrettare i tempi vorrebbe dire andare incontro a un rischio di farsi male, e siccome